Io e il giudice Veig capitammo in quella casa abbandonata durante il peggior temporale della mia vita. Non mi era mai capitato prima e mai mi è successo dopo di sentire un tal frastuono. Sembrava che la notte si ostinasse con le sue folgori a volersi accendere in giorno. Ed un simile giorno contro natura non auguro all'umanità di vedere mai l'alba. Dopo aver bussato a quella casa, spingemmo la porta e ce la richiudemmo alle spalle. E fummo colti subito da un disagio anche peggiore della notte da cui cercavamo riparo. Il buio e il silenzio più irreale vi regnavano. Dalle finestre non si diffondeva nessun bagliore di lampi e neanche un sussurro dei tuoni tremendi che c'erano là fuori ci raggiungeva. Come se fossimo diventati improvvisamente ciechi e sordi. Il mio primo impulso fu di riaprire la porta e scappare fuori all'aperto. E subito girai l'uomo che serrava ancora tra le dita, spalancandola. Portava in un'altra stanza. La camera era cieca, soffusa da una luce verdastra che rendeva ogni cosa visibile, sebbene nulla fosse definito nettamente. Ogni cosa, dico, ma in verità, gli unici oggetti dentro quelle mura erano cadaveri. Erano di età diverse, di entrambi i sessi, tutti stesi sul pavimento tranne una giovane donna che stava con le spalle appoggiate ad un angolo. Un neonato era stretto tra le braccia di un'altra donna più vecchia. Un bambino giaceva tra le gambe di un uomo dalla barba fluente. Un ragazzo e una ragazza erano quasi nudi e la mano di lei tratteneva un frammento del vestito che si era strappata sul petto. I corpi erano quasi in decomposizione ed alcuni erano poco più che scheletri. Nonostante fossi sopraffatto dall'orrore, notai che la porta che tenevo aperta era di ferro e che sul lato interno non aveva nessuna maniglia. E fu in quel momento che mi sentii spingere da parte e vidi il giudice Veig, di cui mi ero quasi dimenticato, infilarsi nella stanza. Non entrare, per l'amor di Dio, urlai. Andiamocene da qui. Ah, già, ma come? Il mio compagno non mi prestò ascolto e si inginocchiò accanto a uno dei corpi per un esame più attento e delicatamente sollevò quella testa disgraziata. Si sprigionò un terribile fetore che arrivò sulla soglia opprimendomi. Io mi sentii svenire e nell'aggrapparmi alla porta senza volerlo la tirai a me, chiudendo dentro il mio amico. Ripresi conoscenza solo 6 settimane più tardi, dopo aver sofferto di una misteriosa febbre nervosa accompagnata da delirio. Mi avevano trovato sdraiato in strada a parecchie miglia dalla casa. E del mio amico, il giudice Veig, nessuno sapeva niente. E mai più niente si seppe di lui. In seguito,